Buongiorno a tutti, benvenuti nel mio canale. Siamo qui oggi per parlare di un applicativo Android. L'applicativo in questione è Automate, un programma che ci permetterà attraverso un diagramma di flusso creare delle automazioni in maniera semplice e veloce. Ad esempio, una cosa molto semplice, se noi ogni mattina andiamo ad attivare Bluetooth a una certa ora, potremmo fare sì che Automate lo faccia dal posto nostro in maniera automatica. Adesso vediamo com'è composta l'applicazione. Innanzitutto, l'applicativo, una volta aperto, si presenterà così. Adesso voi vedete vari esempi che io ho creato, ma quelli li vediamo successivamente. Adesso, cliccando in alto a sinistra sulle tre righette, accediamo ai settaggi. Andiamo su Setting. E qui troviamo alcune opzioni, di cui il tema, i privilegi, se può accedere alla memoria esterna, quanti messaggi l'applicativo potrà inviare in automatico, quanti MMS e anche il numero di chiamate e la dimensione degli MMS. Poi troviamo Run Startup, System Startup, cioè in questo caso se viene attivata, Automate partirà all'avvio del telefonino in automatico. Qui possiamo autorizzare o deautorizzare per i vari accessi a Google, creare dei backup delle nostre automazioni e altre funzioni che io vi consiglio comunque di non andare a modificare. Tornando indietro, vediamo qui gli esempi che io ho creato, che andremo a vedere nel corso delle nostre varie puntate. Iniziamo con prima prova. Giusto per farvi vedere un po' come è strutturato. Clicchiamo su prima prova e si accede a questa interfaccia. Si potrà modificare il nome e anche le varie funzioni. Cliccando sulla matita in basso a destra ci spunteranno queste due opzioni. Cliccando sul diagramma, il secondo disegno, quindi si accederà il diagramma dove noi potremo inserire le varie funzioni da svolgere. In questo caso io ho inserito un toast show iniziamo. Il toast show praticamente è una piccola icona che compare a fondo schermo del telefonino. Vi faccio giusto vedere, tornando indietro e facendo start, cosa compare. Come avete visto, è spuntata la scritta iniziamo. Rientrando sul diagramma di flusso, troviamo il tasto più che ci permetterà di aggiungere i vari strumenti. Abbiamo sulla cartella app tutte queste funzioni che adesso vi faccio vedere. Su Battery e Power invece abbiamo tutte queste altre funzioni che io adesso scorro piano piano in modo che avete un po' un'idea. Su Camera e Sound, quest'altra, connettività, andiamo ancora in giù. Go!
come funziona Automate? Il primo quadratino in alto con Flow Beginning è praticamente l'inizio del nostro flusso e seguirà la linea azzurra verso il basso. Con Toast Show iniziamo. Se noi inseriamo un nuovo oggetto, in questo caso clicchiamo sul più e andiamo Date e Time, clicchiamo su ad esempio Delay. Delay non fa altro che far aspettare ad Automate un tempo che noi impostiamo. Andiamo su Duration, mettiamo 5 secondi e diamo l'ok. Allora, adesso non facciamo altro che dire ad Automate di, invece che far vedere il Toast Show, iniziamo appena clicchiamo su Start, dovrà aspettare prima 5 secondi e poi farcelo vedere. Per fare questo basta cliccare su un collegamento o su OK o In e, come vedete, la freccina ci permette di spostarlo. In automatico lui si aggancerà al delay. Stessa cosa da OK del Flow Beginning, andiamo a collegarci al delay. Adesso abbiamo creato questo collegamento, quindi Automate partirà, andrà sul delay e scenderà giù verso Toast Show iniziamo. Per salvare basta fare soltanto indietro e verrà salvato in automatico. Clicchiamo, adesso facciamo Start. Come vedete c'è scritto delay, lui sta aspettando 5 secondi e tra poco comparirà iniziamo. Eccolo lì. Questo è il funzionamento di base dell'applicativo. Nei prossimi video andremo a vedere qualche automazione molto più complicata. Grazie per aver visto il video, alla prossima.